Collector è un film che di fatto nasce nel 2019, ma l'idea nasce un po' prima. Nasce una sera a casa mia con degli amici, scherzando un po' tra un bicchiere di vino e l'altro, cominciamo a giocherellare con parti di costumi che avevo in casa, e nasce così questo mix di oggetti. Originariamente era solo la maschera e il cappotto, e nasce così proprio per caso. Quindi l'idea del film nasce non attraverso una linea narrativa, quindi non nel modo classico, ma nasce con il personaggio. Dopodiché abbiamo deciso, dopo aver visto la foto di quella serata, di costruire attorno a questo singolare personaggio tutto il mondo che vediamo, appunto come in queste immagini, che è un mondo desolato, un mondo dove le risorse sono praticamente nulle e dove pochi esseri umani sopravvissuti sono ridotti ad essere queste figure silenziose, un po' inquietanti, che sono i Collector. Il costume di Collector è un mix di vari oggetti. Si parte dai gambali, che sono delle parti delle protezioni dei giocatori di skater hockey. La maschera antigas è una vecchia maschera antigas dell'esercito svizzero, e il mantello era un cappotto dell'esercito inglese che io acquistai perché nell'idea originaria di A8012, il nostro film del 2016, c'era all'interno un personaggio che era un colonnello dell'esercito inglese. Il rifugio del protagonista è l'apiario abbandonato di mio padre. All'interno di questo luogo, l'unico intervento che abbiamo fatto è stato quello di appendere, le bottiglie di PET al soffitto. Tutti gli oggetti che si vedono, soprattutto in questa carrellata, sono degli oggetti rimasti realmente abbandonati da diversi decenni e fungevano perfettamente come luogo, come location per quello che era, lo stile e il mood del film. Questa ripresa è stata il primo ciak effettuato di Collector ed è anche la prima foto resa pubblica. All'interno del film si sente ripetutamente questo messaggio registrato che il protagonista ascolta. È la voce di una donna che dà delle indicazioni. Sembra che si rivolga direttamente a lui, ma può essere anche il contrario. Una delle critiche che mi è stata rivolta è proprio quella di l'utilizzo di questo nastro e chiedersi come mai lui avesse le batterie, ma è una cosa di cui sinceramente non mi interesso perché può essere anche un messaggio che lui crede di ascoltare, alla fine è solo nella sua testa, quindi lascio un po' al pubblico l'interpretazione di questo personaggio che è l'audio registrato. Parole ci saranno d'aiuto. Se il mondo è finito, io voglio credere il contrario. Riaccendi la speranza. Uno dei miei grandi pentimenti riguardo Collector è di non aver sfruttato maggiormente la location del rifugio del protagonista. Pur essendo l'unica location in cui c'è stato un intervento scenografico, è quella che a parer mio è più accattivante di tutto il film, quindi un po' mi dispiace non averla utilizzata di più. Qui invece la location è un vicino di casa abbastanza esordinato, collezionista di roba abbandonata, ed era perfetto per quello che avevo bisogno io. Queste sono le riprese effettuate a Consonno, che è un paesino abbandonato nella Brianza, che era una specie di Las Vegas, un
paese dei Balocchi, che fu abbandonato una quarantina d'anni fa. Le riprese furono estenuanti, fu un giorno terribile perché c'era una temperatura di circa 40 gradi. Io potevo fare dei take di massimo 20-30 secondi, l'operatore di macchina, anche lui ha fatto abbastanza fatica a seguire tutte le riprese, ma malgrado questo siamo riusciti a portare a casa del materiale straordinario. Questa è una ripresa che adoro, perché fu improvvisata in quel preciso istante, perché dovevo prendere fiato, ho bisogno un attimo di respirare, ed è stata una soggettiva su cui non ho avuto molte aspettative, invece il risultato fu straordinario. Con sonno non è stato solo una scelta coraggiosa, nel senso che era stato comunque difficile raggiungerla. Siamo stati dei disgraziati perché siamo andati sul luogo senza acqua, senza niente da bere, convinti che ci sarà anche una sola piccola fontana, invece così non era. Malgrado questo, la giornata è stata lunga e abbiamo ripreso tantissime cose. E di fatto è la parte più corposa di tutto il film, le riprese di Consonno, sono quelle che compongono tutta la parte centrale di questo corto e sono anche le parti visivamente più intriganti, quelle che hanno più campi lunghi, in cui il personaggio si vede proprio sperduto all'interno della location. E questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti, a differenza delle altre location utilizzate. Questa è tutta la parte del film realizzata al sanatorio di Ambrì, è un vecchio ospedale abbandonato, sinistro, particolarmente adatto a questo tipo di film. Quello che va sottolineato è che non avevamo fatto nessun tipo di sopralluogo alla location e quindi tutte le riprese furono improvvisate. Si procedeva a tentativi man mano che si esplorava all'interno dell'edificio. Anche in questo caso mi si può criticare sul fatto che il protagonista si con sé una torcia elettrica, ma ho optato più per la resa quasi a tinte horror all'interno dell'edificio con questa luce, che è praticamente la sola illuminazione della scena. Durante questa giornata di lavoro abbiamo realizzato qualcosa come 100-120 take e pur avendo improvvisato tutto sono estremamente soddisfatto del mood che abbiamo ottenuto perché è perfettamente in linea. Quando le comunicazioni cesseranno ti resterà solo questo nastro per non dimenticare mai chi sei e da dove vieni. Queste sono una delle location che più ho amato e l'abbiamo utilizzata anche nel trailer. Qui invece è il mio unico stunt. La cosa divertente è che l'operatore filmò anche quando io cercai di riposarmi dopo la caduta, cosa che non era prevista, invece lui la girò comunque e il risultato fu mantenuto nel montaggio finale del film. Riaccendi la speranza, riaccendi la speranza. Questo è un altro luogo a me molto caro, è una zona collinare dove c'è un'antenna militare in disuso e questa antenna militare è diventata un po' l'obiettivo finale del film, anche se non era scritta in sceneggiatura. L'antenna la si vede anche
all'interno del prequel First Collector. E è un luogo che io ho sempre amato fin da piccolo, quindi nella ricerca dei luoghi, per così dire, abbandonati e adatti a questo tipo di pellicola, uno dei primi da me scelti fu proprio questa antenna, anche se poi divenne di fatto divenne il finale del film, anche se così non doveva essere. C'è qualcuno? Riuscite a sentirmi? Collector è ad oggi un esperimento incredibile, per me molto riuscito, ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico, ha vinto diversi premi e ancora non siamo riusciti a eguagliare quella semplicità di approccio che abbiamo avuto in questo primo capitolo. Il secondo abbiamo provato ad essere un po' più coraggiosi per ciò che riguarda la scelta delle immagini, la struttura, eccetera, eccetera, ma a conti fatti manca forse qualcosa che cerchiamo di recuperare adesso nel capitolo 3 che è attualmente in lavorazione. Tra tutti i film che ho fatto è decisamente uno di quelli a cui sono più affezionato e pur essendo nato per caso resta una delle mie pellicole preferite.